Hai aspettato tanto questo debutto in Serie A, è arrivato, direi che hai sfruttato la chance con una buona prestazione, sei soddisfatto? Sì, dai, diciamo che sono soddisfatto, è il coronamento di un sogno per me, ho lavorato tanto per arrivare a fare l'esordio in Serie A e finalmente è arrivato. E stasera ci tenevamo a fare una bella prestazione per chiudere al meglio la grande stagione che questa squadra ha fatto. Abbiamo meritato questa salvezza e stasera purtroppo non abbiamo raggiunto un buon risultato, però siamo contenti della prestazione. Certo. Non giocando partite per tanti mesi, come hai fatto poi a farti trovare comunque pronto? Perché pareva che ce l'avessi nelle gambe al ritmo, non sei sembrato in difficoltà neanche sul piano fisico? No, guarda, io mi sono sempre allenato al massimo, ho cercato di aiutare la squadra anche se non ho mai avuto un'occasione, mi sono fatto trovare pronto al momento giusto e niente, solo questo, mi sono allenato sempre al massimo. A un certo punto sei passato anche a fare centrale. Sì, no, ovunque il mister mi chiede di giocare io do il 100% e cerco di fare il massimo. Senti, hai debuttato poi tra l'altro in una serata molto particolare, no? 62.000 spettatori, non è che in Serie A si trovano tutte le volte, e c'è stato anche questo suggestivo addio di De Rossi, che sensazioni vi ha dato? No, sicuramente è stata una serata emozionante perché lascia la Roma uno dei pilastri di questa società e per noi è stata anche un'emozione, ecco, perché vedere uno stadio pieno così è comunque è bellissimo, ecco. È stato per noi quasi un onore giocare in questo stadio nell'ultima partita di questo grande campione. Alla fine della stagione, sul piano personale, che bilancio trai? Cioè, è stata sicuramente una bella ciliegina questa partita, però? Niente, accantono subito quest'ultima partita, purtroppo ho fatto solo questa partita quest'anno e si pensa subito all'anno prossimo. Però ti dà una certa autostima, cioè tu hai giocato in Serie A, adesso ti senti dire io ci posso stare. Questo non spetta a me dirlo, io so solo che posso dare il mio contributo, do il mio contributo in ogni allenamento, do sempre il massimo e vediamo un po' cosa succederà. Grazie.